Inizia il primo tempo in questa gara che vede affrontarsi i West Old Boys contro i Paris Saint-Germain. Alla carta un match che vede favoriti i ragazzi di Capitan Tammaro qui inquadrato. Dopo la disfatta settimana scorsa, le Vox Club sono ancora più motivati a cercare la vittoria che li rilancia ulteriormente in campionato, mentre ancora la caccia nel primo punto, ragazzi di Capitan Chiusolo. Sono vicini all'appesa di massa. Il ragù Danilo! Tutto è pronto. Subito Tammaro, la sua terra, senza pretese. Sì, voi giocate, poi te lo butto. A Bezzuoller in avanti, a Bezzuoller! Non trova lo specchio, davvero buona occasione questa palla gol per Paris Saint-Germain. Pitaro trova Bezzuoller in avanti, a Bezzuoller prova a girarsi, a destro! Il gol di Federico Bezzuoller! L'1-0 dei Paris Saint-Germain. Ma che gol di Bezzuoller! Chiusolo, ottimo il recupero. Vediamo se fa ripartire sui. Chiusolo lascia la palla in avanti. Poi regala a Porcello. Ancora Chiusolo, gli mette i bastoni e fa le ruote. Porcello ancora la palla sul mancino. La traversa. E poi Tammaro. Occhio. Pitaro! Bel tentativo dei Paris Saint-Germain proprio con Pitaro. Tammaro, giocato Porcello. Porcello fronteggia Pitaro. Porcello tiene sulla linea del fondo, si accentra ancora Porcello! Chillemi, cosa ha tolto? Ieri non hai preso 28 gol. Occhio Porcello. Cerca Landry e poi Pitaro, che salvataggio! Ma non è il difensore Eugenio. Non riuscire, deve aspettare. Quindi si accentra. Vai. Maresca prova, sulla destra. Pure, Maresca! Pure. Conclusione al lato. Comunque ammazza tutti. Se non mi... Vabbè, venga a dare man forte a loro, ovviamente. Ci picchiamo tutti. Finisce la con la calcia all'uomo. Pitaro! Questo è il gol di Gege, 100-100. E lo gioco live il gol di Gege. Pitaro la rincorsa, il destro, la risposta è De Pompeis. Vero, un'ottima palla gol per i bianchi. Maiorano, Tammaro, trova dentro, Zanga! Arriva il gol del pareggio dei Newell's Old Boys con Zanga. Aveva tutto il secondo palo sguarnito, la piazza all'angolino. Occhio Landry sulla destra. Bezzuoller, il passo dobbio, lo ferma Landry! Che gol di Landry! Alta scuola, scarta tutta la squadra e va a segnare il 2-1. Rimonta completata per i Newell's Old Boys. Con Enna. Capito? Uscita dalla roba marrone da qui. Con Enna serve di fatto Zanga, il tunnel anche danno con Enna. La ripartenza di Porcello. Porcello! Il 3-1. Su cui si chiude il primo tempo per i Newell's Old Boys. L'ilaria d'amico dei poveri, va. Pitaro, alta sopra la Ma come stanno giocando? Vincevano 1-0. Vincevano 1-0 solamente. E poi abbiamo preso 3 gol, però. Vabbè, come era prevedibile. Quindi ancora 0 punti, anche pur giocando bene. Sì. A Pitaro invece tocca per Bezzuoller. Occhio, chiusolo! Ci ha preso gusto il capitano, accorcia le distanze. Il 3-2 del Paris Saint-Germain. Con Chiusolo che prende anche i complimenti degli avversari. Gigi, hai capito? Con Enna, con la punta, con Enna, il palo, incredibile! Che sfortuna per i Paris Saint-Germain. Con Enna va in pressing. Andrew elude, ancora Iaquinandi, fallo forse che ci poteva stare. Maiorano cerca dentro Tammaro, tutto solo. Tammaro! Palla al lato di pochissimo. Le pigliate, però se ne scusi. Questa era l'ultima mamma, la so. Dai, voglio assegnare! Chiusolo rientra! Chiusolo! C'è Iaquinandi! Iaquinandi! Pitaro! Maresca la tiene in campo.
Maresca per Pitaro, azione manovrata, ancora Maresca, cerca l'imbucata, si rivela una conclusione velenosissima che sta per trovare l'angolino. Sanga sul punto di battuta, il destro capisce tutto gli Aquinandi, occhio al contropiede possibile, subito sventato, Tamma lo trova Porcello, Porcello al limite, Porcello il mancino, schiaccia troppo e trova solo l'esterno della rete. Chiusolo, cerca gli Aquinandi, testa con Enna, la palla che resta lì, cosa sprecano i Paris Saint Germain. Tutto questo con l'arbitro con la dama davanti ovviamente. Porcello il controllo di tacco. Tammaro si appoggia dietro a Zanga. Zanga la piazza, Killemi copre lo specchio. Tammaro lasciato tutto solo, Zanga la chiusura di Maresca. Bella palla per Pitaro, la sponda per Zanga. Buca lo stop e poi Tammaro la chiude lui. Un regalo da parte dei Paris Saint Germain. New West Old Boys vincono per 4-2. Zanga, il migliore in campo questa gara vinta da New West Old Boys 4-2 contro Paris Saint Germain, forse una partita più complicata del previsto, siete passati sotto, siete riusciti insomma a tenere bene il campo, raccontaci questa gara. No, vabbè, il primo tempo abbiamo preso un gol, però quando facciamo tre passaggi andiamo sempre in porta, quindi un po' di condizione fisica in più, c'è la prima sostituzione, è chiuso un tempo in cammino, però alla fine abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una vittoria di cuore, diciamo. Senti, il dato più importante di quest'oggi forse è il vostro grande cuore, grinta, anche quando siete sotto riuscite a giocare con grande serenità, pensi sia questo il vostro punto di forza? Anche, però eravamo superiori agli avversari, sinceramente. Questo è bene. Abbiamo sofferto più del previsto. Senti, si sono fermati le grandi, Fox Club, Real Mater Day, hanno perso ieri. Pensate che queste due sconfitte possano ridarvi nuove speranze? Vabbè, il cammino è lungo, ce la giochiamo fino alla fine con queste altre squadre. Va bene, grazie Zanga, in bocca al lupo a voi.